Giacobbe aveva 12 figli, ma più di tutti amava Giuseppe. Egli aveva dato a Giuseppe una tunica speciale, molto colorata. I fratelli di Giuseppe erano gelosi di lui e lo odiavano. Giuseppe faceva anche dei sogni speciali. «Nel mio sogno stavamo legando dei covoni di grano», disse. «E i vostri covoni si inchinavano davanti al mio». I suoi fratelli lo odiarono ancora di più. Giuseppe fece un altro sogno. «Il sole e la luna e 11 stelle si inchinavano davanti a me». Suo padre e i suoi fratelli si lamentarono. «Stai dicendo che comanderai su di noi?» Un giorno i fratelli di Giuseppe erano nei campi a sorvegliare le loro pecore. Lo videro mentre veniva a trovarli. Si misero d'accordo per ucciderlo e porre fine a tutti i suoi sogni. «Sarebbe sbagliato uccidere nostro fratello», disse Ruben. «Buttiamolo in questo pozzo vuoto». Quindi gli strapparono di dosso quella tunica speciale e lo buttarono nel pozzo. Dei mercanti ismaeliti si avvicinarono mentre viaggiavano verso l'Egitto. «Vendiamo Giuseppe come schiavo agli ismaeliti», suggerì Giuda. Quindi i fratelli vendettero Giuseppe per 20 pezzi d'argento. I fratelli inzupparono la tunica di Giuseppe nel sangue di una capra e la mostrarono a Giacobbe. «Mio figlio è morto», disse, e si mise a piangere. Nel frattempo, Giuseppe veniva portato in Egitto, ma Dio era con Giuseppe. In Egitto gli ismaeliti vendettero Giuseppe a Potifaro, uno dei capitani del faraone. Dio benedisse Giuseppe e gli fece avere successo. Potifar mise Giuseppe a capo di tutta la sua casa.